La manifestazione di oggi a Piazza Politeama, che proseguirà anche domani alla Favorita, si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di cui noi siamo servizio regionale. Con l'occasione vogliamo far vedere alla cittadinanza, al pubblico siciliano e non solo a chi si occupa di montagna, quali sono le nostre attività, i nostri compiti istituzionali, i mezzi e le attrezzature di cui disponiamo, nonché le tecniche e le metodologie con cui interveniamo durante i soccorsi in ambiente impervio, quali sono le pareti rocciose, le grotte, le gole fluviali o addirittura fino alle scogliere. Una cosa che mi preme sottolineare è che i nostri volontari sono per essere per parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, devono sottoporsi a un intenso programma addestrativo che comprende lezioni teoriche, ma soprattutto tantissime ore di attività addestrativa sul campo, che ci consente di avere una grande professionalità, cosa che ci viene anche riconosciuta dal legislatore nazionale.